Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vedremo come si cambia la batteria nel Casio. Questo qua è il Casio 158, uno degli orologi più venduti insieme all'F91 e uno degli orologi più venduti al mondo. Il cambio della... Allora, questo è un movimento abbastanza semplice, le funzioni ormai tutti quanti le conoscono, però il cambio della batteria non è tanto facile in questo tipo di orologio. Ci sono quattro viti che serrano il fondello, ma poi vedremo sul banchetto come si fanno le varie operazioni. Comunque io sempre consiglio, se non siete pratici nella manualità, nel sapere come operare per quanto riguarda queste parti qua piccole da lavorare, portatelo da un tecnico, portatelo da un orologiaio, in una gioielleria specializzata, comunque da qualcuno che già conosce l'articolo e sa come operare in questo tipo di orologi. E state tranquilli, anche perché in questi orologi un cambio di batteria dura almeno 3-4 anni, difficilmente si scarica prima. Bene, giriamo la telecamera e vediamo come si fa questo lavoro. E allora, eccoci qua nel banchetto. Come dicevo nell'introduzione, praticamente il fondello di questo orologio qua è tenuto da quattro viti. Io ho dato già una piccola pulitina attorno alla cassa. Questo è importante, pulire attorno, così non abbiamo problemi di sporcizia che poi si va ad infiltrare dentro l'orologio. Svitiamo le quattro viti. Perfetto. Già il cliente aveva comunque provato lui a casa per cambiare la batteria, ma ha detto, dice, guarda, non ci sono riuscito, infatti vedete la guarnizione non è stata riposizionata per bene. Comunque questo qua poi lo vedremo successivamente. Allora, qual è la particolarità di questo orologio? In realtà la batteria si trova sotto questo ponte. Dobbiamo uscire totalmente l'orologio dalla cassa, quindi piano piano, facendo leva in diversi punti, ecco, in questo caso è saltato fuori. Mettiamo da parte la cassa e andiamo a vedere a questo punto il movimento vero e proprio. Questo qua è il movimento, tutto il modulo completo, il modulo con la batteria già inserita. La batteria si vede qua sotto tra movimento e contatto che la regge. Come facciamo a togliere la batteria? Questo coperchio sovrastante che tiene bloccata la batteria è fissato con il modulo sottostante in teflon da questi punti qua. Ci sono 1, 2 e dall'altra parte altri 2. 3 e 4 sono quattro gancetti che appunto fanno parte del ponte metallico che vanno a toccare con la parte in plastica e tengono fermo tutto quanto la parte del coperchio della batteria, e sotto vedrete anche la batteria. Quindi con un cacciavitino piano piano solleviamo queste linguette, sono 4 come dicevo, 1, 2, 3 e 4, facendo attenzione la posizione con in cui si è tolta. È importante la posizione perché da un lato abbiamo un pulsante, dall'altra parte ne abbiamo due, quindi questo qua in realtà comprende anche i pulsanti. Questi qua sono i pulsanti, le leve che azionano praticamente i contatti per fare funzionare l'orologio, per fare spostare le varie funzioni. E qua ci troviamo direttamente a vista la batteria. In questo caso, beh, la batteria scarica, possiamo anche toccarla con le mani, però vedete è anche appiccicata praticamente la batteria. Sotto c'è un piccolo adesivo, questo adesivo qua nero serve per tenere proprio bloccata la batteria a contatto col negativo. In questo caso la batteria è una 2016. E allora apriamo la batteria. A questo punto, visto che questa qua è nuova, facciamo attenzione a toccarla appunto con la pinzetta in plastica. Andiamo a posizionarla così come abbiamo tolto quella, quindi si posiziona con il negativo in basso, ecco qua. Riprendiamo il coperchio metallico che regge sia la batteria, che ci sono tutti i contatti per quanto riguarda la batteria, e piano piano facendo questa operazione, ci sono comunque anche dei piccoli inviti, sentiamo gli vari scatti, ecco qua, e si vanno a bloccare tutte e quattro le linguette. Adesso c'è anche la suoneria di sottofondo. Comunque a questo punto vedete, abbiamo sostituito la batteria, però ci ritroviamo con questo display che non è completamente acceso. Che cosa dovremmo fare? A questo punto l'orologio deve essere realmente resettato, cioè si deve riavviare il tutto, anche se premiamo i pulsanti vediamo che non succede niente. L'orologio deve essere resettato, riavviato. Ci facciamo caso, qua sopra, su questo punto, c'è scritto AC e c'è una piccola freccia. A cosa serve questo AC e questa piccola freccia? Serve per darci un'indicazione dove il modulo deve essere cortocircuitato per resettare e quindi per dargli il riavvio. Il cortocircuito avviene toccando con una pinzetta metallica il puntino che si trova in fondo dorato
con la parte metallica dello chassis, di questo coperchio che c'è esternamente. Quindi, andando con una pinzetta fino in fondo e toccando il positivo, e come vedete è partito l'orologio. Praticamente adesso poi, quando andremo a posizionare l'orologio nella cassa, si va spostando e cominciano a funzionare tutte le parti dell'orologio. Questa qua è la lucetta, e con questo qua ci sono altre funzioni per quanto riguarda la rimessa a posto dell'orologio. Quindi, fatto questa operazione, controlliamo se i pulsanti effettivamente sono messi in posizione. Questo è molto importante, che i pulsanti non siano premuti. Si va a riposizionare, come vedete, la scritta Casio, e il 12 deve essere verso l'alto. Piano piano, leggermente, si va a rimettere in cassa l'orologio. E adesso è tutto messo in linea, quindi il movimento è rientrato bene in cassa. Riposizioniamo per bene la guarnizione, vediamo se riusciamo a metterla in sede giusta, esatto, così, facendo molta attenzione. Posizioniamo il fondello con la scritta Casio sempre verso il 12. Piano piano andiamo a richiudere, mettiamo le viti e il lavoro è finito. E allora, l'operazione l'abbiamo conclusa, abbiamo già l'orologio funzionante con la batteria sostituita. Che dire, spero che queste piccole pillole possano essere utili per tanti. E nell'eventualità faccio le solite richieste: iscrivetevi al canale, condividete il più possibile queste informazioni, perché magari per altra gente può essere utile saper fare queste piccole operazioni. Dopodiché, basta, come al solito, vi saluto. Ciao a tutti da Alessandro Restivo.